partito un nuovo grande appuntamento dei trofei Moto Estate. Stagione 2022-23, una cornice di pubblico finalmente all'altezza della competizione. 5, solo 5 bellissime gare da vivere insieme a voi, da vivere soprattutto con il mio grande amico Andrea Tomio. Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati nella nuova stagione. Circuiti Varano, Cremona, Magione, esatto. Varano, e poi si chiude a Cremona in questo quinquennio importante di gare. Ci aspettiamo tanto, lo aspettiamo da voi. Quest'oggi andremo a commentare due manche, Race Attack 600, Race Attack 1000. Non vi vogliamo dire nulla, ma rimanete inchiodati perché c'è dello spettacolo. Assolutamente sì. Adesso linea alle interviste classiche pre-gara e poi ci troviamo con l'inizio della Race Attack 600, gara 1 e poi gara 2. Ma non ci crederete, ma il problema è che noi abbiamo detto adesso vediamo di fare una cosa seria, ma guardate, ma secondo, ma come facciamo a fare una cosa seria? Ma guarda che roba! Dai, ci siamo, prima di campionato, è iniziato tutto col piede giusto e sono soddisfatto perché è la mia prima pole, quindi per adesso, se domani non cambia niente, partiamo in prima fila, emozioni forti, emozioni fortissime. E speriamo di finire in bellezza il weekend, in poche parole. Allora ci aspettiamo grandi cose, sei talmente soddisfatto che stai sprizzando da tutti i pori quella gioia che ci sta inondando del tuo piacere. Sì, guarda, sono veramente senza parole. È quella cosa che ci credi ma non ti aspetti. E infatti, dai, sta succedendo e quindi bisogna godersi questa giornata e sperare in domani che sia bello. Spero che non piova, così è tutto perfetto. Poi se piove ci addentiamo e cerchiamo di fare un gran risultato comunque. Beh, al di là di tutto comunque hai faticato tanto ed è giusto che tu cominci a raccogliere. Giusto, giusto, giusto. Grazie, ci vediamo a parco chiuso, ciao. Ok, un bacione, ciao. Siamo con Luca Colletto nei box, sappiamo aver avuto un grande risultato lo scorso anno, giusto Luca? Sì, sono arrivato secondo e quest'anno sono qua appunto per provare a vincere e vediamo, insomma, è abbastanza dura, ho visto, ci sono molti pretendenti al titolo, quindi ci sarà da divertirsi. Ma è bello proprio per questo, giusto? Sì, infatti, appunto. Circuito di Varano, come lo trovi, come lo senti? No, il circuito mi piace, sicuramente c'è da lavorare ancora sul setting della moto, ma siamo sulla buona strada, insomma, siamo lì. Siamo al secondo posto in griglia, quindi insomma dovremmo essere pronti per la gara. Ottimo, sappiamo che sei anche ben supportato. Sì, assolutamente, devo ringraziare Triumph Padova che mi aiuta appunto con la preparazione della moto. Devo ringraziare i miei genitori, la mia famiglia, la mia compagna Alice, i miei figli che mi sostengono da casa, Vanessa e Kevin. E dai, vediamo come va. Allora, un grande pilota, tanto cuore, grazie, ci vediamo al parco chiuso. Grazie, grazie a voi, ciao. È un piacere incontrare Maurizio Morselli. Io non sono sicuro che lui voglia sentirlo dire, ma non è un modo di vantarsi, però lo dico io, 507 gare per questo campione che sono 40 anni che sta sulla moto, Maurizio. Sono 40 anni proprio in questo mese, che cominciamo nel lontano 82 a Misano. Niente, ci prepariamo anche quest'anno per il Race Attack 600, una classe molto, molto combattuta, ci sono molti giovani, molte belle moto, e cerchiamo di migliorare il nostro passo, soprattutto i tempi miei personali, e vedere se riusciamo ad andare a punti come le altre gare. Vediamo e ce la mettiamo tutta. Cioè, ci vuole sempre più impegno, sia finanziario, tecnico e agonistico, per stare a dei livelli un po' buoni. Beh, è evidente che la concorrenza è veramente tanta, però logicamente nel tuo caso è l'esperienza che ti spinge a far bene, diciamo. Ma guarda, quanto pensi che nel paddock mi fermo, adesso io non voglio vantarmi, 64 anni sono qua, però quanto pensi che ti volti, c'è della gente che ha 35 anni in meno, ci sono 3-4 decimi, insomma, non è un problema mio, ecco, capisci? E io miglioro il mio, loro migliorano il suo, ma non siamo lontani. Il bello della competizione
Sì, potrei fare una categoria più facile, quello sì, però mi piace stare qua, perché se vai con gente che va forte migliori anche la tua tecnica di base. Siamo con Luca Carone, per la prima volta è iscritto a questo campionato e per la prima volta sulle piste di Varano. Come hai intenzione di affrontare questo circuito che nuovo per te chiaramente? Guarda, è un po' tutto nuovo, un po' nuovo la moto, mai corso con il 600, circuiti nuovi e abbiamo anche qualche piccolo problema a disegnarcelo addosso. Spero di risolverli, più che altro per far bene per gli sponsor, per tutta la gente che ci ha creduto e ci ha messo anche dei soldi. Quindi la forza alla fine la trovi in quelle cose lì? Sì, la troverò sicuramente, è solo questione momentanea, ma li risolviamo. Spero di riscalare la classifica, attualmente siamo intorno alla metà, prima volta. Quindi non penso sia andata male, però si può la moto ce l'abbiamo da poco, 3 settimane, quindi abbiamo avuto poco. Ripeto, è tutto nuovo, bisogna disegnarsela un po' addosso, però io sono convinto che le capacità ci sono per far bene, la voglia c'è e il gas glielo diamo tutto, finché si può. Dai, allora con tutta questa volontà sicuramente un buon risultato lo porteremo a casa, dai. Speriamo per tutti e anche per me. Grazie a voi. Ci troviamo a Parco Chiuso, grazie a voi. Grazie, quando volete. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci con Matteo Cristini, figlio dell'incredibile Giampaolo Cristini. La domanda è d'obbligo: chi è più bravo tra te e tuo papà? Mi ha detto non mi fare domande bip e io gliel'ho fatto. Esatto, è una bella sfida. Allora, presso lui con le moto grandi è davanti, per campo di esperienza. Per l'esperienza per però. L'esperienza. Ma quella è una frase che diciamo sempre tutti. Quelli esatto. Più anziani è per l'esperienza, per quelli l'esperienza. Più giovani è per la... Esatto, però con le pit bike sono davanti io. Ah! Quindi attenzione papà Giampaolo. Speriamo anche con le moto grandi di passarlo. Senti Matteo, com'è il feeling? No, bene, sono passato al 600 quest'anno, vengo dal 400 e bene, mi sto trovando bene. Me la sento mia, quindi... Oh, vedi, queste sono buone sensazioni. Esatto. Al di là di questa pista qual è l'aspettativa in generale un po' no, della stagione? Quest'anno apprendistato. Prendiamo... sono furbi, questi giovani sono diventati più furbi giovani, i primi giovani erano più sgargianti, voglio esatto, vincere, adesso esatto. Il giovane è diventato il vecchio è diventato il giovane. Esatto, vediamo come si comporta la moto, impariamo bene i circuiti. Diamo sempre la colpa alla moto. Gas! Sì, è colpa alla moto, sempre. Va bene, grazie Matteo, in bocca al lupo! Le qualifiche sono andate molto bene, che gara ti aspetti? Ma una gara emozionante, piena di sorpassi e divertimento puro. Dai, buona gara allora. Grazie, ciao. Ma io mi aspetto una gara molto combattuta perché tra i primi diciamo siamo molto vicini. Sì, bisogna diciamo non strappare subito per conservare le gomme per gli ultimi. Cosa devi fare per cercare di diminuire il distacco? Cosa pensi di fare? Beh, intanto miglioriamo da ieri perché abbiamo fatto modifiche siccome la prima gara però siamo qualche decimo di metro passo. Comunque dobbiamo migliorare sicuro. Bene dai. Altri non aspetto. Esatto, ti auguro una buona gara allora. Cosa devi fare allora per diminuire il distacco? Ah, dobbiamo dargli solo del gran gas e basta. Spero di risolvere qualche problemino, ma la voglia c'è di far bene. Speriamo bene. Dai, buona gara grazie allora, Ciao, grazie. Ciao, grazie. Come sono andate le prove? Sono andate bene, meglio del previsto. Il primo anno col 600 abbiamo girato poco. Sono contentissimo, sono qui davanti. Speriamo di far bene. Portiamo a casa esperienza e vediamo come va la moto, dai. Sono carico. Bene, allora ti auguro una buona gara, Grazie mille. Tutto pronto per la prima manche della Race Attack 600. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno, buonasera, buongiorno, buonanotte a tutti. Benedetto in pole position al secondo posto, Coletto, Como a chiudere la prima fila, Bettella, Cristini, Cappelli, Mangili, Bassi, Boccellari, Guidi, Zagoner, Copponi, Fenu, Gigliotti, Pantella, Morselli, Bandiera, Caroni, Ballini a chiudere quella che è la griglia di partenza. Andre, è una gara molto veloce, 8 giri, lo sappiamo. Varano un circuito molto, molto veloce, mi hai fatto fare un gran bel giro pure. Si stanno per accendere i semafori. Via, partiti, piccole impennate sgasate. Mi sembra partito bene Coletto, con la numero 68, vediamo se va davanti. No, Como spunta, sì. Como davanti a tutti. Sì, ha avuto un bello spunto, ha lasciato via i freni al volo e...
e si è subito messo in testa. Dai, bello. Gran bella partenza da parte di Como. Prova subito Zagonera a difilare. Coletto non ci riesce. È una pista molto veloce, Andre. Non si possono. Io non penso che. Mamma mia, di un lungo. Intanto non possiamo parlare di usura delle gomme, assolutamente. 8 giri, poi 1,10 si va. No, assolutamente no. Anzi, qua c'è da dare tutto subito. Queste gomme sono gomme che durano molti giri e non hanno sicuramente un decadimento. Si sta già creando una bella spacchettatura con Benedet, Coletto e Como. In realtà è un altro ordine con Como davanti, Coletto e Benedet ad inseguire, mentre andiamo ad indugiare intanto con Cristini, che si trova in sesta posizione. Lui che partiva dalla quinta piazza ha perso una posizione, ma sicuramente gareggerà per rimanere almeno nelle prime quattro posizioni, penso. Sì, beh, questo diciamo che è di buon auspicio, perché rimanere qua dentro nelle prime 4-5 posizioni è sicuramente... Va Como, Andre, va Como, intanto bandiera gialla, sì. Magari è successo qualcosa nelle retrovie, ma Como riesce a resistere davanti, affronta bene la prima parte, poi si avvicina dietro Zagonner, che si è sbarazzato di Coletto. No, ancora Coletto, Zagonner ancora alle spalle. Guarda qua, che differenza nell'ingresso in curva, hai visto, Andrea? Sì, hanno un'interpretazione diversa di traiettoria, però molto efficaci entrambi. Molto efficaci entrambi, lo sapete che il nostro Andrea Tomio è impiegato e ha corso, non vi voglio dire dove. No, dai, dillo tu, Andrea, dove? Dove ho corso? Nella 600 Open. Ma hai vinto, però. Nella Stock, sì. Nella tua Stock. Sì. Signori, lo vedrete il buon Andrea Tomio e lo sentirete, lui che si autocommenta. Como davanti, aia, si sta avvicinando però Coletto, Andre, visto? È molto vicino, soprattutto in questa fase... Il ferro di cavallo? Nell'ultima parte, diciamo, sì, vedi, si avvicina abbastanza, ma in realtà sono tutti e tre molto, molto vicini. Sono tutti è una bella gara, una bella gara, come spesso ci accade in Race Attack, se le danno dall'inizio alla fine, chicane ultima prima di entrare all'ingresso del rettilineo finale, si mantengono le posizioni, intanto dietro c'è uno spacchettamento totale, Cristini ancora sesto, vedo, sta cercando di allungare alle spalle anche Bettella per la quarta piazza. Zagonner ci prova, Andre, ma non riesce. Non è facile, in effetti davanti stanno spingendo, stanno entrambi, sia Coletto che Como, hanno voglia di vincere e giustamente stanno facendo il massimo. Si sta avvicinando qua adesso però Benedet, vedo più vicino Benedet a Coletto che Coletto a Como. Esatto. Forse qui potrebbe anche esserci lo spazio per il tentativo. No, sì, super sorpasso di William Benedet, Andre, gran sorpasso. Sembrava lontano, invece quasi ha fatto una tirata pazzesca. Sì, quasi un errore di Coletto, perché si è spaventato, era molto Coletto. Lontano, voglio dire, per fare una staccata lì, se già stacchi abbastanza profondo, comunque vabbè, stiamo a vedere adesso se Coletto magari riesce in qualche maniera a giocarsi un'altra chance per provare a tirare da qualche altra parte, magari in rettilineo, mentre Como sta cercando di allungare qua con Coletto, che è appena stato scavalcato da Benedet, che ah no, questo è Benedet, penso, in realtà no, è Coletto, Benedet davanti. Coletto, sì. Esatto, sai che secondo me Benedet ne ha un po' per provare ad arrivare a Como, vedo che forse gli faceva un po' da tappo Coletto, che ne pensi? Ma adesso da questo prossimo giro guarda Cristini qua come si sta avvicinando tantissimo a capire qualcosa di più, perché in effetti l'ha passato con una certa facilità e ha già preso del margine. Ha preso del margine, si sta avvicinando a Como, ci sono dei punti dove Benedet allunga tantissimo. Guarda qui ad esempio quanto spazio ha preso su Coletto. Beh, almeno mezzo secondo l'ha preso, adesso raffronti la mano, li stiamo guardando, mezzo secondo. C'è tutto tra i due, mentre dietro è vicino anche a Como, in effetti. Mamma mia, gara veramente in salita per il buon Coletto, che una volta scavalcato mi sembra che non abbia per reagire, ma occhio a quella sfida, a quella dinamica Como Benedet. Benedet si è avvicinato tantissimo, guarda come è vicino al ferro di cavallo, arriva vicinissimo, si è a tiro ormai, guarda chissà che non ci sia sorpasso, Andre, tra poco è vicino, se viene su con questa velocità come potrebbe anche uscire fuori potrebbe sfruttare la scia, Andre. Sul rettilineo sicuramente. Ce lo godiamo dalla longboard di Coletto? Sì. Vediamo se entra. No, è lontano ancora. È lontano, ma c'è ancora il ritorno dall'altra parte dove. Però qui si avvicina anche Coletto, che poi però nella parte dopo sembra perdere tutto. Esatto. Guarda già qua. Come affronta questa curva? No, qui siamo su con Cristini, sì, è cambiata. Hai visto? È sempre questa.
La curva incriminata! Forse Como non ci sta! Vediamo se lo ripassa in rettilineo. Però, mamma mia! Forte, sta arrivando su. Bravo! Grande sorpasso di Bennett! Grande sorpasso di William Bennett che si riprende la prima piazza. Bennett, Como, Coletto. Erano partiti Bennett, Coletto, Como. Quindi c'è stata un'inversione della seconda e della terza piazza. Ma grande, grandissimo sorpasso da parte di Bennett. Doppio sorpasso, Andre. Doppio sorpasso. Difficile, ma in gambissima. Sì, e poi ha saputo subito sfruttare. Ah, guarda già quanto. Ha preso del margine. Ha preso un po' di margine, sì. Cioè, sembra più vicino Como, Coletto a Como piuttosto che Como a Benedetto. Esatto, esatto. E dicevo, giusto sfruttare la prima parte di questa gara sprint, ed è giusto fare così, quindi. Sta facendo quello che deve fare. Assolutamente, assolutamente. Ultimo giro. Mentre ci accingiamo ad arrivare a quelli che è l'ultimo giro, io penso che forse ce ne sia anche un altro di giro da dover andare a controllare, perché forse sono 8, ma adesso andiamo anche con Cristini che sta cercando di venire aggrappato alla sesta piazza. Provare a scavalcare il diretto contendente per la quinta, però anche qua bella sfida. Sì, assolutamente. Anche nelle retrovie, diciamo, se le danno di santa ragione anche dietro, assolutamente sì. Nel frattempo li vediamo che sembra leggermente stabilizzato, primo, secondo e terzo, e non c'è molta differenza. Penso che c'è un secondino massimo tra Benedet, Como e Coletto. È tutto stabilizzato, tutto fermo, quindi dai, stiamo a vedere in volata alla fine cosa succede. Assolutamente, anche perché ormai ci accingiamo a vivere quelli che sono le ultime manche di questa prima parte di gara con un super Benedet che, partito dalla terza, ha scavalcato la compagnia e va a vincere William Benedet. Como alle spalle, dietro Coletto, hanno fatto il possibile, Andre, bella anche, gara. Hanno fatto anche il vuoto dietro. Mamma mia, il vuoto là dietro Cristini che ha scavalcato il diretto contendente, mi sembra che sia arrivato quinto esultando. Cristini, molto contento anche lui, bella gara Andre, bravo Benedet, bei sorpassi. Sì, sì, molto belli, divertente, sicuramente non noiosa, quindi bello. Quindi adesso appuntamento a gara 2, sempre grande Atomio, a tra poco. Ciao, dopo. Lo volevano abbracciare, lo volevano baciare. Ti avevo visto correre come un pazzo, William. Tanta roba! Grande, cazzo, grande! Grande! Grande, grande! Tanta roba, grandi sorpassi. Una gara bellissima. Gara 1! La prima partenza è stata divertente, sono partito abbastanza bene. La seconda un po' meno. La seconda un po' meno, però è stato più bello, perché alla fine ero terzo e ho detto dai! Almeno per il pubblico che guarda è un po' più divertente. E infatti è stato proprio divertente, bei sorpassi, mi sono divertito con i due davanti che vanno fortissimo, Coletto e Como. E quindi bene. Ci ha fatto credere che tutte queste robe le fa per noi, non per lui. Beh certo, la maggior... se no la gente si addormenta, almeno se c'è un pizzico di adrenalina la guardano più che volentieri. Quindi bravo. Sì. Bravo. È stato bello, 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 bello. E non vedo l'ora di iniziare gara 2 e cercare di fare un buon risultato. Uè, noi siamo qui che ti aspettiamo. Dai, un bacione agli sponsor, ciao! Ciao Luca, grande prestazione, prima manche, contento? Sì, poteva andare meglio, comunque ho guardato i tempi, mi ritengo abbastanza soddisfatto della prestazione, speriamo meglio in gara 2, dai. Ma qui c'è gente che va veloce. Sì, quest'anno non si scherza un cazzo. Come si dice in italiano. Esatto, ecco, comunque sia, dai, mi ritengo soddisfatto della prestazione, vediamo in gara 2, dai. A dopo, grazie, ciao. Ciao, ciao. Maurizio Morselli, è andata bene Maurizio? È una gara, quanto si riparte con la bandiera rossa è sempre qualcosa che non va, però a regola ho guadagnato due posizioni, dai, è andata bene. Infatti è andata bene per quello? Sì, sì, dai, adesso gara 2 vediamo, dai. Va bene, perché quando ti intrufoli lì in partenza non riesci a fare il tuo ritmo, se trovi... Comunque dai, me le sono sorpassati tutte e due, poi gran agonismo, mi dispiace quello che è caduto, che l'ho schivato per un pelo. È già due volte che nel weekend schivio uno per terra 10 metri. Andata bene, siamo qua a parco chiuso e è tutto ok. Ottimo, ci vediamo a gara 2, grazie. Un po' di punti e via. Non so quanti, però li abbiamo presi. Bravo Maurizio, dopo, grazie. Grazie, ciao. Fine gara 1 con Luca Carone. Com'è andata, Luca?
Era meglio se facevi la prima gara, la prima era meglio. Problemi, non riesco a risolvere i problemi alla moto, mi si accendono tutte le spie, non riesco a dare gas in uscita. Già me la devo disegnare addosso, se poi funziona così diventa difficile. Per gara 2? Per gara 2 spero di risolvere i problemi, se no io la voglia ce l'ho e ce n'ho anche tanta. E si vede? Devo essere, però sono contento, già che sono qua la garetta è tutta un'altra emozione, ti prende, ti coinvolge parecchio. Grande Luca, grazie. Sì, grazie a voi ragazzi. A dopo, grazie. Ciao. Con Matteo Cressini alla fine di gara 1, com'è andata Matteo? Sono divertito, abbiamo preso il ritmo dopo due giri, ho fatto un po' fatica all'inizio, però per essere la prima gara sono contentissimo, prendiamo sempre più feeling e ci prepariamo per gara 2. Sono contento perché vedo un sacco dei tuoi fan, i telespettatori non lo vedono, sono davanti a te. Sì, sono contento anch'io che sono venuto giù a trovarmi e mi danno quella carica in più. Bravo Matteo, ci vediamo a gara 2, ciao. Sì, a gara 2, ciao. Tutto pronto per gara 2 della Race Taxi 100, con il mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Eccoci Andre, stanno per accendersi i semafori, si spengono, via! Partiti Colette, sverniciato da sei piloti Benedet. Partito malissimo. Male e naturalmente la telecamera indugia, però guarda qua come entra però già. In realtà se fa come prima ci regala una bella rimonta, forse lo fa apposta. Tu per, dici? Per regalarci poi una rimonta. Colette Como intanto ha scavalcato, mi sembra Bettelle si è messo secondo. Qua indugiamo un po' anche su Caroni, che si trova un po' più dietro. Quello è Mauri, quello è Morselli. Numero uno. Guardalo Mauri. Lì come sta sorpassando tutti Maurizio Morselli. Vediamo con Benedet che inizia la rimonta e si mette in quarta, già alle spalle di Bettella se non sbaglio, con Coletto che sta provando a scappare, Como dietro, Bettella, Benedet, questo l'avvio con Cristini appena scavalcato da Benedet, però malino Benedet in questo caso. Andrea, è un appagamento? Ma non lo so, ha qualche problema, magari ha avuto qualche problema in partenza o... Perché sta facendo un po' fatica adesso, sì. Prima fase, poi noi stiamo guardando Benedet, non per altro, non perché è nostro amico, ma perché ha fatto una grande rimonta in gara 1. E lo vediamo un po' a naspare in quarta posizione, mentre Coletto tira davanti il gruppo, il gruppone Chicane, prima della fine del primo giro, vola! Coletto, si sta creando una piccola spaccatura, Andre. Sì, assolutamente. Anzi, è più di piccola, Como si fa vedere. Ma mi dà l'idea che Coletto abbia fatto magari qualche modifica sulla moto, sì. E ora si sente meglio sulla moto, lo vedo guidare diversamente. E Como sta tirando anche lui per stare molto insieme. E Bettella dietro sta tenendo alle spalle Benedet. Benedet non va. Cioè, è come se fosse bloccato. O è una zavorra Bettella oppure è un problema, perché poi non è che li recuperi così facile, Andrea. Dopo vanno avanti. C'è già un secondo e mezzo di scarto. Sto guardando adesso, indugiando sulle nostre lap chart. Ma in realtà, se così fosse, deve liberarsi subito. E provare ad agganciarsi ai primi due. Sennò dopo diventa in effetti tardi. Anche perché dietro c'è anche Cristini che sta rimontando e si sta mettendo alle spalle. Qui intanto vediamo anche qualche sorpasso nelle retrovie da parte di Guidi, che cerca di mettersi in sesta posizione nel gruppo di tutti gli altri, Andrea. Sì, questo è quanto. Cristini è lontano da Benedet. Adesso siamo on board con Cristini, è molto lontano da loro, ma prima hanno fatto anche loro uno sport a parte. Cristini ha provato a tenere la quinta piazza ed è riuscito ad ottenerla. Sì, diciamo che... Mamma mia ragazzi, che discrepanza, 2 secondi e mezzo. Non c'è Benedet in questa gara, non c'è, si avvia all'inizio del terzo giro. Vediamo che gara è, Andre, perché io ti chiedo l'usura, anche perché adesso fa molto più caldo rispetto a prima. Ma ti dico, secondo me no, non c'è usura. Non può esserci, vero? In 8 giri ti dico sicuramente no. Poi con questo loro usano monogomma Dunlop, le conosco bene, sono gomme che durano parecchi giri, quindi ti dico sicuramente no. Qui andiamo anche un po' a indugiare nelle retrovie, mentre Coletto prova a prendere un po' di margine, ci sono dei punti dove riesce. Lo vedo meglio. Ha settato la moto, ha fatto un buon setup tra le due gare. L'ha messa a posto perché... Dai, tra gara 1 e gara 2 sta guidando proprio magari. Diversamente, sì. Totalmente diversa. È anche vero che è Benedet che è completamente scomparso, ma non è una colpa di Coletto se Benedet non riesce a stargli dietro in questo momento. Certo. Quando ci accingiamo a vivere la fine anche del terzo giro per entrare nel quarto, Andre, e sappiamo che tra poco la lotta è in furia. Benedet non riesce a scavalcare Bettella, che riesce a tenerlo alle spalle. Eccolo qua, quarto giro iniziato, incredibile. Io non mi aspettavo niente una gara 2 così, Andre.
No, in effetti chapeau a chi sta davanti, è Como, però mi sembra che non ne abbia per riuscire ad attaccarlo Coletto, vero? Te l'ho detto, lo vedo abbastanza in forma Coletto in questa fase. Allunga in alcune fasi, fa un po' in elastico. Sì. Ti chiedo, ma secondo te Como glielo sta facendo fare per poi dargli una zampata finale o non ne ha? Ma secondo me potrebbe forse non averne, nel senso che giro dopo giro sembra che qualche metro lo prenda. E quindi non lo so, spero per Como di sì, però non lo so se lo sta facendo apposta. Nel frattempo ci ha provato, all'ingresso dell'S veloce, ma niente, è lì, è un punto dove è meglio non superare l'ingresso dell'S veloce. No, ma è incredibile. Comunque adesso andiamo anche un po' a vedere qualche altro. Questo è Boccellari, intanto le telecamere indugiano anche sui piloti. Ci aveva provato, non riesce ancora bene. Qui siamo al ferro di cavallo, però adesso mi sembra che stia cercando di forzare, anche perché secondo me non ne ha per rientrare. Altro incrocio, finisce il quarto giro, c'è un abisso, può puntare solo al terzo posto. E Como si sta staccando un pochino, Andrea, ha un secondo almeno di distacco. Esatto, quindi secondo me non lo sta facendo tanto apposta. Non ne ha. Forse non ne ha per star lì davanti. E soprattutto Coletto sta letteralmente facendo un altro sport in questo momento. Qui a mio fianco Andrea Tomio. Andrea, è stato bello rivedere un po' di pubblico. Intanto facciamo anche un po' di public relation, dai. Finalmente un po' di pubblico fa bene al cuore, fa bene ai piloti, fa bene un po' a tutti. E dai, ci voleva. Speriamo addirittura dalle prossime gare che si sparga un po' la voce. Venite tutti a vedere le gare del moto estate, mi raccomando. Siamo noi che vi vogliamo tutti quanti a riempire gli spalti gremiti che ci saranno il 28-29 in quel di Cremona Circuit, esatto. Poi Magione, poi Varano e poi si chiude in bellezza sempre a Cremona, Andre. Sì, un calendario un po' diverso dal solito perché appunto ci si sposta un po' al centro, insomma, Magione inizia a essere un bel po' più giù, quindi è bello vedere anche che si amplia questo orizzonte, ecco. Quindi dai, è interessante perché è una pista nuova un po' per tutti, penso che, cioè, io particolarmente non la conosco, forse sono andato una volta tutta la mia vita, quindi è bello anche vedere delle piste nuove. Assolutamente, le telecamere indugiano su Cristini che ormai ha mollato totalmente le redini e sta guardando fondamentalmente quello che succede dietro. Sì. Non può fare altrimenti. E in questo momento no, comunque sì, hai ragione, Como ha preso... No, è andato. Como non ne ha, mi sembra che stia contentando la seconda piazza. Che bene, Como fa secondo. Sì. Poi dopo andiamo nel post-gara, andiamo a fare un po', tracciare un bilancio e secondo me questo è un bel campionato, se finisce così. Beh sì, è un campionato chiaramente apertissimo perché insomma dopo la prima gara non si può tirare conclusioni. No, però le due gare ti danno già un po' lì, ti tracciano già un po' il bilancio di quelli che possono essere quelli che stanno davanti. Esatto, questo sicuramente. Tanto le telecamere vanno su Coletto che sta per terminare il sesto giro, stiamo per entrare nel settimo e a questo punto il penultimo giro di una race attack 600 meno combattuta in questo caso, dove si è molto più plafonata e il distacco adesso di 2 secondi è molto importante. Dietro Benedet non mi sembra che riesca. Ha sicuramente avuto qualche problema, dai, non posso pensare che dopo quella gara lì... In partenza di sicuro. E quella può aver pregiudicato tutta la gara poi, Andrea, anche perché c'è una discrepanza incredibile. Evidentemente sì, perché ha perso il passo con i primi e magari il fatto di non stare con i primi ti può perdere un po' il passo, non lo so. Si è accontentato anche perché è terzo in questo momento. Bisognerebbe chiedere a lui. E glielo chiediamo poi a Cremona, magari. Diciamo, come mai sei fatto terzo in gara 2? Magari di terzo, che ancora non lo sappiamo. Esatto. Sai, poi voi siete tutti scaramantici, è vera questa cosa della scaramanzia? Sì, fino alla fine. Sempre meglio stare zitti. Le dita incrociate, esatto. Anche Bettella ha un po' mollato gli ormeggi per quanto riguarda la terza e la quarta piazza, ma c'è sempre il buon William Benedet in terza. Ribadiamo, Coletto, Como, Benedet, Bettella, queste le prime 4 posizioni, con un Coletto che ha praticamente tarellato dal primo giro, li ha messi tutti in fila e non li ha mai fatta vedere a nessuno. E allora entra nel final lap, tra poco compare la nostra schermata meravigliosa offerta dalla nostra sapiente regia in classe 600 gara 2. Bettella
sempre in quarta posizione, lo ribadisco, Como ci ha provato, Andre, sai fino a quando? Fino al quarto giro, poi a un certo punto sembra che abbia capito, ha mollato lì. Te l'ho detto, è molto efficace Coletto in questa gara e secondo me era difficile un po' per tutti andarla a prendere, aveva voglia di vincere, ormai dai, manca voglia di ribadire un qualcosa magari, sì, che non gli era stato permesso in gara 1, Andre. Esatto. È bello anche di avere l'opportunità di fare due manche, proprio questo, di magari di poter mettere a posto la moto per fare meglio gara 2, e quindi questo è andiamo ancora con Coletto al ferro di cavallo. Ci accingiamo a vivere le ultime curve di una gara 2 impietosa per gli altri. Coletto non ha vinto, ha stravinto. Lo vediamo affrontare le ultime curve, ha anche un po' mollato gli ormeggi. Non aveva bisogno. Stiamo per entrare nell'ultima chicane, quella che ribadirà con il bandierone a scacchi, che vince Coletto, Luca Coletto, primo, secondo Marco Como, mamma quanto è distaccato William Matt, che però fa terzo, si prende 20 punti pesantissimi in classifica generale, quarto Alberto Bettella, Andre. Adesso diciamo che a Cremona si inizieranno a vedere un po' di più le carte in tavola e iniziare a stabilizzare un po' di più tutto quello che è questi punteggi buttati un po' alla prima gara, che sì, sono un po', cioè non possono essere indicativi di quello che sarà, però possono darci un po' il metro e la misura di quello che vedremo a Cremona. Grazie Andrea Tomio. Grazie Gianluca. Stavo dicendo al mio camera, ma andiamo da quella bestia di William Benedet. Bestia di William Benedet. Mica tanto, dai, è andata, mi sono divertito, abbiamo fatto tanti errori, una partenza catastrofica, però dai, cioè abbiamo cercato di portare il miglior risultato possibile e dai, sono soddisfatto, alla fine primo terzo per inizio campionato va più che bene e ci auguriamo tante, tante cose belle quest'anno, dai, se siamo partiti con questo piede possiamo essere, penso, competitivi per tutto l'anno. Senz'altro, noi ti aspettiamo. Un bacione, ciao! Con questo ragazzo qua che corre una cifra che si chiama Luca Coletto, stavamo parlando di ombre, quella che gli sta facendo la sua ragazza, primo. E seconda cosa, c'è tanto vento che è quello che ha fatto lui, che ha fatto cose bestiali questa gara, bravo! Sono davvero contento, finalmente è arrivata la vittoria dopo tanto duro lavoro e tanti duri sacrifici. Ringrazio la mia famiglia, la mia compagna e tutti quanti, quelli che mi sono stati vicini, i miei amici, i miei compagni di lavoro e tutti quanti. E dedico a loro questa vittoria. Grazie di cuore. Un po' te lo sentivi però. Diciamo che prima di entrare è successo un po' un disguido, sono arrivato, mancava il bollino, mi sono innervosito e quell'incazzatura l'ho usata per correre e a quanto pare ha funzionato. Allora benvenuto incazzature. Grande Luca, alla prossima. Grazie, alla prossima, ciao. Ciao. Sensazioni a fine gara con Maurizio Morselli. Almeno ne ho messi dietro 4 e sono andato a prendere il gruppettino, però le gare sono corte e non ho fatto danni, dai, va bene. Anche se il mio meccanico è mai contento, perché dice passa di là, potevi fare qui, sì, però quando sei lì a 230 all'ora, un metro in più, te ne trovi 10 nell'erba. Oggi sei comunque andato oltre le aspettative, mi sembra di capire. Sì, io non sono andato male, dai, come prima gara, no. Dobbiamo finire 2 o 3 cose, però è la prima gara. Luca Carone, come la mettiamo con l'elettronica? Male. Meglio di prima, ma siamo sempre a punto di partenza. Queste mi sa che sono tutte cose che verificheremo a casa. Qua ci fai ben poco. Però mi sono divertito, è andato un po' meglio di prima e va bene così, per oggi va bene così. Allora, oggi di un paio di secondi. Nonostante i problemi ci abbiamo camminato sopra, dai. Va bene così lo stesso, per essere la prima gara sono comunque soddisfatto. Ma questa cosa di oggi la chiamiamo test. Sì, bravo. Peccato che era già gara, però va bene lo stesso. Nascondiamola così. Grazie, alla prossima. Grazie a voi ragazzi, una buona giornata. Ciao. Con Matteo Cristini, al parco chiuso, livello di soddisfazione da 0 a 10. 11. Ostia, 11. No dai, prima gara che faccio col 600, T2P5, gli ha raccolto dati, cosa volere di più? È iniziato al meglio questo campionato e speriamo di andare sempre meglio. Sono contentissimo, ringrazio il team, gli amici. E soprattutto gli amici. Soprattutto gli amici. E basta, ci diamo a Cremona. Grazie Matteo, ciao. Grazie a voi, ciao. Al terzo posto Marco Como. Eccolo qua Marco.
Al secondo posto William Benedet. Bei pantaloncini, proprio bellino. E al primo posto Luca Coletto. Bravi. Sulle coppe.